Allora, mai come questa volta, diciamo in termini ottimistici, è il caso di chiamare in causa un vecchio titolo di un film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre, e cioè dalla difesa a tre, che si è ben comportata in questa Supercoppa italiana persa in maniera ignominiosa dal Napoli, ma ignominiosa per conto degli arbitri e della condotta del direttore di gara, che ieri ci ha messo molto del suo per eliminare il senso che aveva la partita, una partita equilibrata tra Napoli e Inter che sarebbe finita certamente ai calci di rigore per come era andata. Comunque un Napoli che certamente in valigia questa mattina alle 7 è atterrata la squadra a Napoli, quindi sono tornati dall'Arabia Saudita, e in valigia ha portato qualcosa di buono, qualche recriminazione, molta rabbia con Mazzarri che ieri non si è presentato neanche alla premiazione, il silenzio stampa, ma con tante cose buone che cercheremo di analizzare insieme a voi. Anzi, fateci sapere che cosa porta di buono il Napoli in valigia dall'Arabia Saudita per il proseguo della stagione, con il quarto posto in campionato da agguantare e gli ottavi di finale di Champions con il Barcellona. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6-3-6-3-6-3 per intervenire in diretta. Tra poco parleremo della partita di ieri, ovviamente parleremo della condotta arbitrale con un ex arbitro e cercheremo di capire appunto cosa di buono Mazzarri è riuscito a costruire, quello che abbiamo visto negli ultimi quattro giorni a Riyadh. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, è già con noi. Pasquale, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti. Cosa porta di buono il Napoli in valigia dall'Arabia Saudita? Ma guarda Gianluca, una solidità difensiva che non avevo mai visto quest'anno, una convinzione diversa. È chiaro che sei work in progress, la solidità difensiva poi va accompagnata da un po' di qualità, che credo insomma il Napoli recupererà insomma quando arriveranno dei giocatori, perché l'emergenza è vera, nel senso che vedi la formazione di ieri a Roma, addirittura ti mancheranno Caiuste, Kvaratskhelia e Simeone, che ieri è stato espulso e l'espulsione vale in campionato. Ecco, diamo un attimo un'occhiata a quelli che mancheranno con la Lazio domenica: Meretto, Olivera, Nathan e Traoré, che non sono al meglio della condizione per squalifica. Kvaratskhelia è fortunato ancora, qui sono quattro: Meretto, Olivera, sì, Nathan e Traoré, poi Kvaratskhelia, Caiuste e Simeone, che saranno squalificati, e sono sette. Anghissà e Osimhen, che sono in Coppa d'Africa, sono nove. E devi verificare le condizioni. Politano ieri non era al meglio, tanto è vero che è uscito. Devi verificare Mazzocchi, che pure è uscito, malconcio, capire se Demme può essere a disposizione. Quindi è davvero una situazione complicata in vista della partita di domenica con la Lazio, che è una partita diciamo fondamentale. Il Napoli comincia a prepararla domani, come dicevi tu la squadra è rientrata e oggi ovviamente è giorno di riposo, insomma anche per è stato un viaggio lungo, insomma la squadra può un pochino scaricare, da domani si prepara insomma questa sfida con la Lazio all'Olimpico, una sfida molto importante perché la Lazio è una diretta concorrente per il gruppone della Champions League, ma al di là di tutto Napoli ha bisogno insomma di fare il risultato contro una diretta concorrente, però c'è emergenza, vedremo se in questi giorni ieri De Laurentiis al termine della partita ha promesso i due acquisti, il difensore, il centrocampista, vediamo se in questi giorni si riesce diciamo a completare le trattative in modo magari da avere qualcuno a disposizione a Roma, sarebbe ideale. Pasquale, resta lì perché non ci siamo presentati. Gianluca Gifuni come sempre con voi al microfono per Forza Napoli sempre, c'è Emanuela Castelli in redazione che salutiamo, Mario Palligiano in regia, c'è Pasquale Tina nostro inviato a Castelvolturno in collegamento, i vostri messaggi che già arrivano copiosi e tra poco li leggeremo e li ascolteremo, e Salvatore al telefono allo 081-6363-63. Salvatore, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buongiorno Radio Marte. E cosa porta il Napoli in valigia dall'Arabia Saudita di buono? Allora Gianluca, io capisco le attenuanti, l'arbitraggio contro, otto titolari che non c'erano e quant'altro, ma io non vedo un gioco, cioè io ho visto una squadra campione d'Italia rintanata per 95 minuti nella propria area di rigore. Allora dove sono i principi di gioco di Mazzarri? Ormai sono due mesi che sta a Napoli, allora il consiglio che gli voglio dare è di limitare i danni e di dimettersi, perché la colpa non è sua, è solo di uno, è di ADL, quindi lui per limitare i danni adesso
ma Zarri te ne devi andare, perché ma proprio adesso che ha trovato una quadratura con la fase difensiva. Ma quale quadratura, Gianluca? Ma se ti chiudi in area di rigore è normale che la difesa è solida e non subisci gol, ma poi sei a 90 metri dall'area di rigore avversaria, ma ce la facciamo ridere i polli, Gianluca. Ho capito, ma Salvatore, ma gioco? Tu dimentichi che il Napoli è nonno in classifica adesso, quindi appunto, appunto, era meglio con Garcia, eravamo quarti, Gianluca. Questo Farget se ne deve andare, si deve dimettere, non c'è altro, cioè non ci sono altre spiegazioni. Secondo me. Va bene, grazie Salvatore. I tifosi sono arrabbiati. Io dico che di buono, volendola guardare sempre in termini ottimistici e con fiducia, oltre alla fase difensiva che non è migliorata solo perché la squadra si difende a 5 perché e quindi è più a un baricentro più basso, ma credo che avendo visto il miglior Rachmani della stagione proprio ieri, per esempio, per quanto mi riguarda, Mazzarri abbia lavorato anche sui singoli e la fase difensiva è migliorata anche perché sono migliorati i singoli, sono più attenti, sono più ma guarda Gianluca, vicini a quelli dell'anno scorso. È evidente, insomma, che quando cominci a provare a sistemare un edificio, no, traballante come Napoli, la prima cosa che fai è dare solidità, provare a dare solidità difensiva, poi è chiaro, devi fare di più davanti, questo mi sembra evidente, insomma, anche cioè, lo stesso Napoli di Mazzarri che noi ricordiamo, cioè, non era un Napoli difensivo, certo, che stava. Poi ritornerà Osimhen, quindi davanti sarai. Ma Gianluca, io credo che Napoli debba migliorare. Il nostro amico parlava di principi di gioco. Se giochi così è fondamentale il cambio di gioco, certe volte, da un lato all'altro, insomma, del campo. Mazzarri l'ho anche chiesto qualche volta, ma Napoli l'ha fatto poco. Io penso che questo sarà un altro aspetto su cui bisogna lavorare. Poi nulla, diciamo, vieta a Mazzarri con la rosa al completo di tornare a 4, l'ho anche detto, quindi vedremo. Ecco, Pasquale, c'è Salvatore, un altro Salvatore, sì, al telefono, sì. Gli diamo spazio. Salvatore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, mi senti? Perfettamente. Allora, cosa porta di buono il Napoli in valigia dall'Arabia Saudita? Allora, senti, guardi, io una cosa dico, che Mazzarri ha giocato sempre così, lo conosco da anni, ha giocato sempre così, però il problema è uno solo, che il Napoli non riesce a imbattire un'azione di gioco, è quello che manca al Napoli, cioè i reparti sono troppo slegati, quel povero Simeone non poteva far nulla da solo. Allora dobbiamo aspettare solo proprio l'estro di Caraschelia quando è in giornata per fare gol, ma Mazzarri ha giocato sempre così, quella partita la potevamo giocare anche 290 minuti, il Napoli non avrebbe mai segnato. Sì, sarebbero andate ai supplementari. Grazie caro Salvatore, buongiorno, scrive Luigi, siamo passati dalla squadra che tirava di più in porta a quella che non segna più, se questo per te è buono ti accontenti di poco. No, non mi accontento di poco caro Luigi, cerco però di capire nel marasma delle cose che non vanno e che non sono andate in questi primi sei mesi di stagione, che cosa si può migliorare e che cosa sta migliorando. Questa è la verità. Siamo tornati ai tempi di sì, vabbè, abbiamo perso, però abbiamo giocato bene, scrive Gianni. Caro Giffi, il Napoli porta in valigia tanta delusione e senso di impotenza. Non vedo i progressi che vedi tu, ma mi auguro tu abbia ragione. Luca da Roma. Io i progressi li vedo, così come li ha visti anche Pasquale Tina, certamente in fase difensiva. Ora bisogna migliorare la fase offensiva. Cambiare pelle, no? Perché il Napoli sono anni, insomma, che impone il gioco. L'ho fatto con Spalletti, l'ho fatto con Sarri, l'ho fatto anche con Gattuso. Io lo so, che mi rendo conto che sia complicato da accettare, difficile. Io voglio essere, diciamo, banale, ma in questo momento al Napoli conta, nella situazione in cui è, perché tu hai detto una cosa giusta, il Napoli è nono in classifica e c'è bisogno di fare qualche risultato. Se i risultati possono arrivare così, ti rimetti in carreggiata e devi, diciamo, quantomeno lottare per una qualificazione europea, perché siamo ancora a gennaio e c'è tutto un girone di ritorno da giocare. E oltre, Pasquale, oltre alla fase difensiva, dicevamo, al fatto di non subire gol, alla solidità, il Napoli sai cosa porta in valigia? La consapevolezza che ha battuto, di aver battuto la Fiorentina 3-0, certo, che lei gli è davanti in classifica, e di aver giocato contro l'Inter in maniera diversa da come ha giocato la Lazio, che pure è davanti in classifica al Napoli, perché anche la Lazio con l'Inter non ha giocato una partita, non ha avuto mai storia quella partita, mentre invece il Napoli se l'è giocata fino alla fine. Esatto, anche il Napoli in 10 è riuscito a tenere,
l'Inter con la Lazio ha fatto una partita, il Napoli ne ha fatto un'altra, sono d'accordo. In chiave campionato questo significa che il Napoli, insomma, può giocarsela, più che giocarsela con Lazio e Fiorentina che le sono davanti in classifica, questa è la verità. Deve giocarsela anche con l'Atalanta, io penso che il Napoli possa giocarsela, però Gianluca, noi molto spesso, io dico pure agli amici, ci concentriamo soltanto sull'allenatore, il Napoli deve recuperare i calciatori, perché è complicato, cioè vedi la formazione di ieri, confrontiamola con la formazione dello scudetto, ma quanta gente è rimasta in campo? Vero, è vero. Pasquale, cioè, dobbiamo salutarti perché siamo a ridosso della pubblicità, ci sentiamo ovviamente nelle prossime ore per ulteriori notizie in casa Napoli, Napoli che oggi riposa e domani riprende gli allenamenti in vista della Lazio. Grazie a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Voliamo in pubblicità, tra poco parleremo di arbitri e diffusamente di Rapuano, vigile urbano di 38 anni che viene da Rimini. A tra poco. Marte. Rieccoci, rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Emanuela Castelli è in redazione, Mario Palligiano è in regia, un po' di messaggi vocali e non al 339-666-9990, ci portiamo dall'Arabia Saudita, l'Arabia esaurita, scrive questo amico, sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui. Cosa di buono ha portato? 5 milioni di euro. Ecco, 5 milioni di euro non è male come bottino, vero Palligiano? Sei d'accordo, no? Forse il bottino migliore. Sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ascoltatemi bene. Sì. Ieri è stata proprio una vergogna. Sì. Con una finale, come si fa a espellere un calciatore? Il calciatore doveva essere espelle. E il calciatore dell'Inter doveva essere espelle. Là si è visto che purtroppo c'è Marotta, è rimasto un'altra volta quello che era. Comanda lui e il calcio sta per finire, è una vergogna, è sempre Forza Napoli. In valigia si porta quasi 6 milioni di euro, scrive questo amico, dall'Arabia alla rabbia agonistica ritrovata. Roberto scrive ancora, prima di andare al prossimo ospite, un altro messaggio, eccolo qui. Buongiorno, sono Alberto. Salve Alberto. Non vorrei commentare l'operato di un arbitruccio da quattro soldi perché si commenta da solo, però vorrei dire che il Napoli ha portato tante cose buone, anima, cuore, volontà, determinazione di questi ragazzi, mi sono piaciuti molto e sono molto fiducioso per il proseguo del campionato. Antonio Iannone, ex arbitro, è con noi al telefono, buon pomeriggio Iannone. Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a radioascoltatori. Antonio, ieri devo dire l'arbitro Rapuano, 38 anni, vigile urbano da Rimini, anche se insomma c'è l'amico Forgione che ci fa sapere che pare che il papà sia campano di origini, tifoso dell'Inter, poi tu sai che la gente va a spulciare nelle famiglie, nei dati delle famiglie, dei cognomi che gli interessano. Comunque, detto questo, arbitro poco esperto che ha cambiato improvvisamente la condotta della gara, perché Çalhanoğlu con tre falli pesanti è stato ammonito solo una volta nel primo tempo e Simeone invece con un primo fallo che forse non era d'ammonizione, il secondo sì, è stato espulso. C'è qualcosa che non ha quadrato dal punto di vista della condotta di gara del direttore, dell'arbitro? Allora, permettimi subito di fare i complimenti a Mazzarri, alla squadra, per quello che hanno fatto vedere in questa competizione della Supercoppa, e i complimenti per l'amplomb, l'equilibrio e il garbo al presidente De Laurentiis, per come poi ha governato mediaticamente e dialetticamente il post gara, perché è molto importante. Allora, io sgombro subito il campo da equivoci, c'è assoluta buona fede, ok? Detto ciò, ha cambiato condotta l'arbitro, credo, a un certo punto? Credo che il peccato originale sia nell'aver designato Rapuano, che è un arbitro che sta crescendo bene, però è stata fatta la sua scelta di designarlo, io credo molto coraggiosa da parte di Rocchi. Io mi sono meravigliato quando ho letto questa designazione, mi sarei aspettato, vista anche la vetrina internazionale della competizione, un profilo più esperto e affidabile, uno su tutti, Mariani O'Chiffi. Bene, certo.
Purtroppo Rapuano, che negli ultimi due anni sta crescendo bene, quest'anno ancora di più, Rocchi ha fatto questa scelta e l'arbitro, con sole 37-38 direzioni di gare nella massima serie, ha impattato male disciplinarmente con la gara, ed è chiaro che questo ha avuto un peso notevole nella economia disciplinare della gara. Voglio capire da parte tua, dal tuo punto di vista, l'espulsione di Simeone è corretta? Cioè il primo fallo era da ammonizione, anche il secondo? Il primo fallo assolutamente non è da ammonizione, è un normale fallo di gioco dove non c'è nessuna azione promettente. Tra l'altro, chi commette il fallo? Simeone su Calhanoglu. Simeone è un attaccante, quindi sta in quell'area geografica. Ben diverso il discorso se fosse stato fatto da un difensore del Napoli, ma siccome i difensori del Napoli erano schierati, ecco, qui bisogna avere anche un certo acume e conoscenza calcistica, Simeone fa lì per contrastare il giocatore, quindi si fischia fallo e finisce la storia. Sul secondo fallo invece di Simeone, e qui approvo le belle considerazioni del presidente De Laurentiis, quanto dice: Simeone sapeva di essere stato ammonito, quel tipo di intervento è catalogato come step on foot e UEFA, FIFA e quindi anche i rispettivi campionati applicano alla lettera il provvedimento disciplinare, quindi ammonizione sacrosanta. E nel primo tempo i tre falli di Calhanoglu su Zerbin, su Kajuste e su il terzo su Lobotka, se non vado errato, che sono stati tutti e tre pesanti, ha combinato soltanto una ammonizione, mentre forse ce ne stava una prima e una dopo, quindi magari anche due. Allora vedi, Gianluca, lui il primo tempo fa una scelta, decide di governare la contesa assumendosi delle responsabilità, cioè non sanzionando disciplinarmente quegli interventi. Lui, per un principio di coerenza e altrettanto di personalità, deve governare il secondo tempo sempre con la stessa coerenza, con la stessa può fare l'attività preventiva in un altro modo. Quindi non lo ha fatto, dici, nel secondo tempo, ha cambiato, come dicevamo all'inizio, condotta, diciamo. C'è stata una difformità tra i due tempi di gioco all'interno della stessa partita, ma non sotto all'aspetto tecnico, sotto all'aspetto disciplinare. Ecco perché la prestazione purtroppo è insufficiente. Antonio Iannone, prima di salutarti, una considerazione anche sulle parole di De Laurentiis, che tu hai apprezzato. Ieri ha detto anche che Rocchi deve vivere con un imbarazzo e un incubo, perché la situazione del calcio italiano è arbitrale e pessima in questo momento. L'Italia vive un problema legato agli arbitri che forse non sono ancora cresciuti come nuova generazione, quindi sono ancora, diciamo così, mediocri sotto certi aspetti. Vedi, il presidente De Laurentiis fa una chiosa bellissima quando dice: i signori arabi cercano di comprare un prodotto perché il nostro prodotto è qualificato e quindi sfruttano il nostro brand. Noi allo stesso tempo dobbiamo sfruttare la loro opportunità per vendere ancora meglio il nostro brand. Del nostro brand fanno parte anche la classe arbitrale. E lui ha colto in pieno l'imbarazzo del designatore Rocchi, perché il designatore Rocchi non vuole assolutamente uscire da quel palcoscenico con delle figure purtroppo infelici, e lui lo ha colto nella piena buona fede di Rocchi. Tutto chiaro, Antonio Iannone, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon lavoro. Altrettanto, buon lavoro a voi. Grazie all'ex arbitro Antonio Iannone. Napoli, invece di un centrocampista, perché non prende un attaccante come Balotelli, ci scrive un amico. Quest'altro scrive: è tutto falsato, hanno fatto vincere una squadra che dovrebbe fallire, purtroppo siamo in Italia. Sì, perché l'Inter è pieno di debiti come club, e ha cominciato il campionato proprio con i debiti. Sentiamo questo messaggio. Gianluca, buongiorno. Sono Luca da Napoli. Buongiorno Luca. Ti volevo dare uno scoop. Ieri Mediaset ha chiesto scusa per il titolo errato su Canale 5 alle ore 20. Hanno poi, diciamo, inserito il titolo esatto, che Doha bis, purtroppo. Pechino bis, forse. Il ritorno, diciamo. Che vergogna, la Liga italiana è ridicola. Luca da Napoli.
Ciao Luca, forse volevi riferirti a Pechino. Ciao Gianluca, mancherà anche Zerbin. Francesco che va a Monza, come sapete. L'ultimo messaggio, poi andiamo in pubblicità, eccolo qui. Ciao Gianluca, Geppino Mele. Salve Geppino. Che devo dire della partita di ieri, un arbitraggio scandaloso, a dimostrazione che gli arbitri italiani ormai sono scarsi. L'Inter sì, è forte, però ieri tutta questa forza che ha fatto vedere contro la Lazio io non l'ho vista proprio. Merito del Napoli. Occasioni. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma un arbitraggio così non si possono fare due pesi e due misure. Siamo d'accordo con te, nel frattempo non possiamo non ricordare la scomparsa di un simbolo del calcio italiano e internazionale, di Gigi Riva, che se n'è andato ieri a 79 anni. L'Italia è in lutto per la sua scomparsa. Io ricordo, ero piccolo, ma quante volte l'avrò rivista, Italia-Germania in Messico 1970, con quella magnifica partita indimenticabile degli azzurri e di Gigi Riva. La camera ardente è stata allestita allo stadio del Cagliari oggi per Gigi Riva, e ci uniamo al cordoglio di tutta la nazione e facciamo le nostre condoglianze alla famiglia Riva per la scomparsa di un simbolo, di un grande uomo e un grande atleta. Pubblicità. Marte. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre, con Emanuela Castelli in redazione e Mario Palligiano in regia. 0816363663 per intervenire in diretta, ad Angelo Forgione, che insomma vuole sapere cosa dicevo, cosa intendevo quando ho detto che la gente va a spulciare nei cataloghi dei cognomi quando interessano, in questo caso Rapuano, e intendevo relativamente al post che mi ha inviato, dove c'è scritto: il papà di Antonio Rapuano era mia collega all'aeroporto di Miramare, campano di Benevento, e tifosissimo dell'Inter. Adesso non so chi l'abbia scritto, ma sicuramente un tifoso, forse, che e quindi si è informato e si è interessato, e qualcuno andrà ad informarsi ulteriormente sulla famiglia Rapuano cercando di carpire notizie. Intendevo questo ovviamente, ma lo si fa sempre in occasione di questi fenomeni e accadimenti. Buongiorno, scrive Patti, quando si capirà che il Napoli di oggi non è più quello di ieri? Per vari motivi ringrazio i ragazzi per quello che comunque ieri ci hanno dato, maglia onorata. E poi devo dire che sia Dario Del Porto, collega della Repubblica, che Lucio De Cicco, imprenditore, ci fanno sapere che non è come dice Iannone, perché nel primo tempo l'arbitro ha comunque usato due pesi e due misure a sfavore del Napoli, perché Çalhanoğlu e Acerbi non sono stati ammoniti in tempo quando avrebbero dovuto, mentre invece Rachmani è stato ammonito al primo fallo. E forse anche questo è vero, devo dire che i falli di Çalhanoğlu meritavano l'ammonizione da subito. Il fallo su Zerbin, il primo di Çalhanoğlu, è stato brutto, molto brutto, brutto anche quello su Kajust, e poi al terzo è stato ammonito, ma meritava il giallo già prima Çalhanoğlu e probabilmente sarebbe finita in un altro modo. Un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, e poi andiamo dal prossimo ospite. Buongiorno, era nato scienziato, facete la nazionale a chi? Stoi? Chi sarebbe? La squadra con 10 persone, solo 10 effettivi, non ci serve nessuno aereo, ma Olim Ferni, ma perché facete parlare a chi si ca? Ma io non so, sono altri tifosi che intervengono. Va bene. Franco Colomba, ex allenatore del Napoli, allenatore, buon pomeriggio Colomba, ben trovato. Grazie anche a voi mister, ben trovato, grazie. Volevo chiederle, insomma, ieri ha visto la partita tra Napoli e Inter? Sì. Ecco, devo dire che insomma la partita è stata equilibrata fin quando non c'è stato l'uomo in meno per il Napoli. D'accordo, cioè il Napoli aveva fermato l'Inter, ma diciamo che la realtà è questa, è una partita in equilibrio, sempre con occasioni, forse l'Inter ha avuto qualche occasione in più, però onestamente era una partita che poteva chiudersi anche con un risultato diverso. E poi è ovvio che rimani con l'uomo in meno, l'Inter è stata piano piano, alla lunga è arrivata a uscire fuori bene sugli esterni, ha cominciato a creare grossi problemi. Diciamo che è stato un po' un risultato falsato da questa espulsione, altrimenti il Napoli poteva giocarsi meglio le proprie carte, questo sì.
C'è qualcuno che ci scrive: l'unico errore che ha commesso Mazzarri è stato far uscire Kvaratskhelia a un certo punto del match con il Napoli. Sono sensazioni che ha un allenatore che cerca di fare sempre il meglio per la squadra, magari mettere gente più fresca per tamponare un po' meglio. Alla distanza questo non ha pagato, però insomma sono scelte del momento. È vero che Kvaratskhelia quest'anno sta facendo più fatica del previsto, però ieri aveva fatto anche una discreta partita, dai. Senta, fase difensiva migliore in queste due partite, certamente la difesa a tre evidentemente ha dato i suoi frutti. Cosa porta di buono il Napoli di Mazzarri dall'Arabia Saudita in Italia in vista del prosieguo del campionato con la rincorsa al quarto posto e della Champions League con gli ottavi di finale con il Barcellona? Cioè, ha visto un Napoli diverso, finalmente Mazzarri ha cominciato a giocare come sa, come vuole. Ma sì, Mazzarri conosce bene questo atteggiamento tattico, gli uomini per poterlo fare ce li ha, perché l'hanno dimostrato ieri. È chiaro che diventa una squadra che deve sfruttare al meglio le proprie qualità di ripartenza, in contropiede, meno fumosa in certi momenti, però più concreta. Credo che col rientro anche di Osimhen si possa vedere una squadra che quando riparte fa male sia sugli esterni che sulle due punte. Ecco. Questo amico scrive: hanno dato l'anima per il premio partita, perché nessuno se l'è chiesto? Pensano solo ai soldi. Devo dire che De Laurentiis darà il premio per la Supercoppa italiana o comunque ai calciatori, anche se il Napoli non ha vinto la Supercoppa, perché evidentemente ha riconosciuto che la squadra ieri ha dato l'anima in campo ed è riuscita a esprimersi in modo importante, insomma, rispetto alle ultime prestazioni. Colombo, è chiaro che se hai messo a posto la fase difensiva, io dico, ho visto anche i singoli più attenti, oltre al fatto che il Napoli si è difeso con un maggior numero di uomini, però insomma ho visto per esempio Rachmani ieri giocare come non ha mai fatto in tutta la stagione quest'anno, tornare sui livelli dell'anno scorso. Insomma, un allenatore cura anche il singolo e non soltanto la fase durante gli allenamenti. Ma un allenatore cura tutto. È chiaro che avendo un difensore in più, potendosi permettere di accorciare sempre sull'uomo senza a volte dover temporeggiare troppo, permette alla squadra di magari avere anche un momento in cui forse il pressing davanti può non esserci, però se non c'è pressing davanti magari essere con un uomo in più dietro aiuta, insomma, quindi si può rifiatare in certi momenti della partita. Comunque credo che la squadra, per quello che riesce a fare quest'anno, che non è sicuramente quello che ha fatto l'anno scorso, probabilmente questo atteggiamento tattico è un po' più prudente e può dare i suoi frutti. E magari con il rientro di Osimhen dalla Coppa d'Africa riesce ad avere anche un po' più di efficacia in fase offensiva, insomma. Ma sì, è ovvio, Osimhen è quello che gliela butti davanti e se la va a prendere, e quello che se gliela metti in profondità crea problemi. Quindi questo atteggiamento tattico è un po' il Cavani della situazione, quindi Mazzarri lo metterà sicuramente a suo agio. Eh sì, perché poi lei allenava contro quel Napoli, no? Quindi se lo ricorda bene, insomma, l'ho affrontato il Napoli, Lavezzi, Hamsik e Cavani, no? L'ho affrontato col Parma, l'ho affrontato col Bologna. Devo dire, l'ho anche battuto, per la verità. Col Bologna, se non vado errato, vero? Anche col Parma. Anche però col... voglio dire, è chiaro che era un Napoli anche quello strepitoso, insomma. Poi è ovvio che una partita singola o due fanno testa, era un Napoli che meritava grandi cose anche quello. Secondo lei, in chiusura, Colomba, vista la Lazio, vista la Fiorentina, visto il Bologna di oggi, vista l'Atalanta, il Napoli che sta mettendo su Mazzarri, meno bello ma forse più efficace con il rientro di Osimhen, può ambire al quarto posto, quindi può ambire a scalare la classifica, a superare queste squadre? Deve intraprendere un percorso vincente che duri un po', perché con una così prestazione isolata e una vittoria isolata
del rimonto diventano difficili. Il Napoli deve trovare la continuità dei risultati e poi, visto che gli altri sono davanti, sperare che poi in qualche scontro diretto o in altre partite riesca a guadagnare punti. Ha le carte in regola, quello sì, ha le carte in regola. Così come le ha anche l'Atalanta, cioè le ha la Lazio, anche se alterna prestazioni sì e prestazioni no. Sono squadre che hanno dei valori, quindi il Napoli si deve misurare con questo. Non voglio metterla in difficoltà perché Mazzarri è un suo collega, però arrivano un po' di critiche rispetto al comportamento del tecnico che è uscito dal campo, ha lasciato la panchina durante la partita al gol dell'Inter e dopo non è andato a ricevere la medaglia di premiazione del secondo classificato. Ecco, che cosa può aver spinto Mazzarri a farlo? Un allenatore in quei momenti cosa vive? Indubbiamente deluso per certe piccole sbavature, forse anche nelle scelte dell'arbitro. Questo, trattandosi di una stagione già difficile di suo, giocarsi una chance in finale e vederla sfumare nel minuto di recupero, qualche ammonizione, espulsione che ha minato la possibilità di vincere questa partita, insomma, ha ritenuto in quel momento, ha dato sfogo a quello che sentiva dentro. Certo, magari a freddo non avrebbe fatto una cosa a caldo, è stata una decisione forse non ideale, ecco. Comunque fa parte così del sentimento che si sta mettendo nel suo lavoro, ecco. E invece sulle parole di De Laurentiis, che ha fatto capire, cioè io il cambio avrei fatto una sostituzione prima, evidentemente si riferiva forse a Simeone che era già ammonito, ma perché è obbligatorio da parte di un allenatore sostituire un giocatore che è già ammonito e soprattutto se è un attaccante? Non mi sembra che sia un obbligo, insomma è un'opportunità ma non un obbligo. No, allora non è un obbligo, è una scelta, è una conoscenza dei propri giocatori, è una speranza che non si faccia riammonire. Ma come si comportava da questo punto di vista? Ma qualche volta l'ho fatto anch'io, però una raccomandazione, guardandosi in faccia, di non fare un altro fallo, non farti buttare fuori, questo sì, si può fare, insomma, anche perché magari in panchina c'era Raspadori, però insomma è stato un errore forse non di Mazzarri ma del giocatore, che non può essere così ingenuo da cadere in una seconda ammonizione con un fallo grave, che poi sono convinto che l'intenzionalità forse non c'era, però quando tu entri col piede un po' in avanti e prendi il piede dell'avversario, al giorno d'oggi danno i rigori con un calcetto dietro la gamba alta, quindi diventano falli pericolosi. Quindi niente, mi dispiace per il Napoli perché onestamente poteva giocarsela ai rigori, a quel punto c'erano già. Vero, è un peccato. Grazie Colomba per essere stato con noi. Auguriamo il meglio, un abbraccio forte a Franco Colomba. C'è Gino al telefono, il nostro ascoltatore? Sì. Ecco. Gino, sì, ci sei? Ciao, sì. Ecco, ciao. Allora resta lì perché noi abbiamo, lo so che ti abbiamo fatto aspettare molto, però abbiamo la pubblicità perché siamo a ridosso della pubblicità. Appena rientriamo sarà il tuo momento, d'accordo? A tra poco. Marte. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Emanuela Castelli in redazione che salutiamo e Mario Palligiano in regia. Un messaggio vocale WhatsApp, poi andiamo dal prossimo ospite. Sono Francesco da Napoli. Il primo intervento di questo pseudo tifoso che non capisce niente di calcio e si atteggia a livello di Gianni Brera, ma si chiudesse in un dignitoso silenzio, né artatoio a parlare di pallone, voglio. Fu tifoso. È inutile che fai un tecnico, non è cosa tua. Buondì, era arrabbiato il nostro amico, sempre complimenti, scrive Antonio. Che dire, l'arbitro ha condizionato con un errore la partita, sicuramente. L'Inter aveva tutti gli effettivi, mentre a noi mancavano giocatori importanti, sicuramente. Ma è altrettanto vero che ormai ci stiamo riabituando ad essere un club, una squadra remissiva di livello inferiore e che ha principi di gioco obsoleti e riparte veramente male. E questo è il punto che fa più male di tutti. Speriamo di arrivare almeno in Champions League.
un campione del mondo con noi, ci può dire tutto di quello che è accaduto ieri. Ciccio Graziani, buon pomeriggio. Ciao, ciao Gianluca, ma guarda, sposo in toto l'ultima analisi che hai fatto di quel tifoso che ha chiamato, che ha fotografato esattamente quella che oggi è la realtà Napoli. Io ancora oggi non ho trovato nessuno che abbia fatto questa domanda al presidente. Presidente, ma si rende conto che sembrano passati 5 anni, non 5 mesi, da quella vittoria meravigliosa, meritatissima dell'anno scorso? Ma di quella squadra dell'anno scorso, quando giocavano 9 undicesimi, è sparita dalla circolazione. Vero. E non è rimasto più nulla, proprio nulla. No, ora nulla è nulla esagerato. Ma, insomma, noi eravamo abituati a vedere anche in situazioni difficili, anche l'anno scorso, un Napoli completamente diverso. Ora, nessuno si aspettava che potesse ripetere quel campionato, perché sappiamo che vincere e poi rivincere è ancora più difficile. Però ragazzi, questa squadra qui è sparita, ma non lo dico in riferimento alla partita di ieri, lo dico in riferimento a quello che ci ha detto il campionato e soprattutto anche in questa Supercoppa, per esempio la partita con la Fiorentina. Fiorentina purtroppo ha delle problematiche serie davanti, nonostante questo è quarta in classifica oggi, poi vedremo alla fine della stagione. Ma sotto il profilo del gioco, in tanti momenti ha messo sotto il Napoli. E quello che la domanda che uno si fa e che viene anche spontanea, ma quei calciatori che l'anno scorso rendevano 100 e che oggi rendono 30, perché? Punto interrogativo. Io se fossi la società me lo sarei posto questo problema, sia col primo allenatore e sia col secondo. Forse se lo sono posti e non sono riusciti a darsi una risposta. C'è Antonio che ha chiamato allo 0816363. Antonio, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. E chi è l'ospite? Ciccio Graziani, campione del mondo. Allora, sì, infatti sono molto emozionato e lo stimo tantissimo come opinionista. Ne approfitto della sua presenza per dirti alla domanda tua di prima. Io mi porto un sacco di cose da questa coppa, da questa supercoppa. Credo che al ritorno di Osimhen con questo metodo di gioco potrebbe avere lo stesso successo che ha avuto Cavani al tempo di Mazzarri. Detto che con questo modulo penso che il povero Kvaratskhelia è l'unico che secondo me c'entra poco, non riesco a inquadrarlo. Non avrà benefici, diciamo. Va bene Antonio, grazie. Sentiamo Ciccio Graziani, nel ringraziare Antonio, ho chiesto cosa si porta di buono in valigia il Napoli da questi due match con Fiorentina e con Inter in Supercoppa Italiana, fase difensiva e difensori certamente. E poi che cosa? Il fatto di aver battuto la Fiorentina e aver dimostrato di essere più forti della Lazio nei confronti dell'Inter, non lo so, questo in chiave campionato. Oggi si potrebbe dire anche così, però poi adesso domenica c'è una verifica importantissima, perché poi c'è Lazio-Napoli e quindi vedremo se questa squadra, anche cambiando modulo, riesce ad ottenere risultati migliori rispetto a quello che non è successo fino a questo periodo. Ecco Ciccio, lo sai che per Lazio-Napoli, sai chi mancherà nel Napoli? Adesso ti faccio il conto, perché Meret, Olivera, Nathan e Traoré, che tra infortuni e condizione fisica non sono disponibili, va bene? Poi per squalifica mancheranno Kvaratskhelia, Kajuste e Simeone, in più mancheranno Anguissa e Osimhen, che sono ancora impegnati in Coppa d'Africa. In più Mazzocchi, Politano, Demme e Mario Rui non sono al meglio della condizione. Insomma, Mazzarri ha una situazione che chiamarla emergenza è praticamente un eufemismo. No, è poco, anche se abbiamo visto che anche in alcuni periodi, per esempio il Milan è stato in un'emergenza forse paritaria a questa, se non addirittura di più, a livello di uomini infortunati e quant'altro. Certo è un momento difficile, non c'è dubbio, però bisogna con le proprie forze cercare di fare il meglio e cercare di portare a casa un risultato positivo. Le partite non si perdono mai prima di giocarle, però è chiaro che in un'emergenza come questa chiaramente chi gioca deve raddoppiare le forze o soprattutto deve cercare di dare il meglio per portare, come ho detto prima, un risultato positivo, anche perché parlandoci in maniera molto chiara, questa è una partita che conta molto in chiave prospettiva futura, Gianluca, perché non puoi permetterti di perdere a Roma con la Lazio. No, è vero. In chiave classifica certamente. C'è un amico al telefono, 0816363663, buon pomeriggio.
Salve, sono Raffaele, chiaramente un grossissimo tifoso del Napoli e un ammiratore del nostro grande Ciccio che ci ha fatto sognare. Allora, io solo due considerazioni. Io da tifoso del Napoli dico che se c'era una squadra che meritava di vincere ieri era comunque l'Inter, a prescindere da tutto quello che è successo. Una sola annotazione da fare. Che l'Inter ha giocato anche lei con un uomo in più, perché Çalhanoğlu aveva fatto precedentemente due falli molto più gravi. Tre falli su Zerbin e su Kajuste prima di essere ammonito una sola volta. Secondo me ha giocato con una persona in più che non meritava di giocare, a prescindere del fatto che abbia comunque meritato, perché 11 contro 11, se c'era una squadra che doveva vincere, quella secondo me era comunque... E però quante parate ha fatto Gollini? Scusami. 11 no, contro 11. Pochissime, nessuna. Io tutti questi 20 punti di differenza non li ho notati, anche se purtroppo Bazzari sta facendo di necessità virtù e sta cercando di sfruttare al meglio quelle che sono le armi che oggi abbiamo a disposizione, non l'anno scorso. Grazie Raffaele, grazie per essere stato con noi. Questo amico scrive: il Napoli mi è piaciuto soprattutto nella resistenza, anche in 10. Se c'era Osimhen l'avremmo messa dentro, nel complesso molto migliorato. Quindi c'è anche chi ha apprezzato Napoli, evidentemente memore delle ultime partite, le partite di questi 4 mesi, Ciccio, che sono state in alcuni casi davvero penose. Però posso dire una cosa, anche 11 contro 11, io ho sempre avuto l'impressione che il Napoli, anche in virtù del fatto che non c'era i supplementari, giocava per andare a calci di rigore. Sì. Perché l'Inter è vero che non ha mai centrato la porta, però ha tirato in porta 5-6 volte tra il primo e il secondo tempo. Poi è chiaro che il Napoli, quando è andato in inferiorità numerica, purtroppo ha dovuto fare di necessità virtù e l'ha fatta anche bene, perché si è chiuso a riccio e ha sperato fino all'ultimo che l'Inter non facesse gol, perché il calcio di rigore era la logica di quella partita. Poi sull'errore dell'arbitro non c'è dubbio, nella gestione dei cartellini su Çalhanoğlu ha sbagliato, perché doveva espellere sia Çalhanoğlu, eventualmente anche Simeone, anche se poi l'arbitro casi deve mettere in campo anche un pizzico di malizia. Che voglio dire, la prima ammonizione è molto discutibile, anzi forse non c'era quella ammonizione lì, ma ammesso che lui Simeone, sì, certo. Ma la seconda non dargliela, chiudi un occhio e lasci le cose come stanno. Chi ti può rimproverare? Non è un fallo di rigore, non è un fallo al limite dell'area dove una squadra può approfittare, è a metà campo. Si tratta di buonsenso, no? Ha rovinato una partita fondamentalmente. Di fatto ha rovinato la partita, anche se poi in 10 devo dire che il Napoli ha lottato, ha resistito tutto quasi la totalità della partita. Poi quella giocata di Pavard con Lautaro ha vanificato tutto. Però ritorno al punto precedente e poi chiudiamo. Napoli non c'è più, quel Napoli meraviglioso, straordinario, bello che abbiamo visto l'anno scorso non esiste più. E questa difesa a tre nuova che ha varato Mazzarri, che non sarà bellissima magari con rientro di Osimhen, dove può portare il Napoli secondo non te? Lo so, spero bene, ma a me non mi piace. A me mi piaceva la difesa a quattro, mi piaceva il gioco del Napoli dell'anno scorso, le occasioni che creava. Anche ieri abbiamo avuto un pochino tutti l'impressione che fosse intimorita di fronte all'Inter e non ha sfruttato al meglio le proprie qualità. Poi io faccio l'ultima osservazione, Gianluca: ma quando mai si è visto nella storia del calcio una squadra che vince lo scudetto a maggio, a dicembre, a gennaio tenta di cambiare cinque elementi di quella squadra? Ma qualcosa non ha quadrato anche nelle scelte precedenti, o no? Eh beh, sicuramente, Ciccio, con questo interrogativo di cui ti parleremo, ti salutiamo. Ah, Ciccio! Gigi, un abbraccio! Gigi Riva, dici una parola, perché insomma tu sei un simbolo del calcio internazionale e del calcio italiano, quindi... No, ma figurati, con Gigi ho dei ricordi molto belli, una persona straordinaria, molto introverso, era di poche parole, e quando si trovava con la compagnia giusta si apriva e diventava un estroverso all'eccesso, e quindi persona per bene, un campione straordinario, un simbolo per l'Italia, ma soprattutto un simbolo per un'intera regione, la Sardegna, dove lui ha sposato in toto
tutto ciò che c'era da sposare di quella terra, e non si è mai voluto arricchire, a differenza di altri che hanno deciso di rinnegare alcune situazioni che Gigi non ha mai rinnegato. Gigi è nato in Lombardia, ma ha vissuto tutta la gran parte della sua vita in Sardegna, identificandosi con quella terra, identificandosi con quella gente, e poi mai una polemica. Persona pulita, meravigliosa. Perdiamo un riferimento straordinario, ma la fortuna che noi abbiamo è che rimane la sua storia. È vero. Con la storia noi possiamo imparare tantissime cose. Grazie a Ciccio Graziani. La vergogna più grande è stata che ieri, dove la Lega è andata a far soldi, cioè in Arabia Saudita, per questa Supercoppa italiana, è stato fischiato durante il minuto di raccoglimento e il ricordo Gigi Riva. Che vergogna. Grazie a Ciccio Graziani per essere stato con noi. Grazie. Che vergogna i fischi dell'Arabia Saudita nei confronti di Gigi Riva, e che vergogna l'Italia del calcio, la Lega che va a giocare da quelle parti una Supercoppa italiana per fare soldi. E con questa vergogna, che ci scusiamo anche con tutti i nostri ascoltatori che ci hanno inviato tantissimi messaggi, ma adesso c'è un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live, e noi torniamo puntuali domani alle 12 con Forza Napoli, sempre dandovi spazio sia al telefono che attraverso i messaggi, molto di più. Grazie a Mario Palligiano in regia, ad Emanuela Castelli in redazione, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.